Assessore, come mai chiudete il centro? In questi giorni c'è un tentativo che io stigmatizzo di avvelenare la discussione esasperando i toni sul tema della disabilità. La disabilità è un tema sempre più complesso e che va gestito tramite collaborazioni virtuose tra la parte pubblica, quindi l'ambito sociale, i servizi sociali associato e le realtà associative del terzo settore, senza alcuna pretesa di avere privilegi rispetto ad altre associazioni di familiari che operano nel nostro territorio. C'è qualcuno che vuole distorcere la realtà, ma i fatti sono questi. Noi da tempo, da prima che scadesse la convenzione, il 31 maggio scadeva la convenzione per la gestione del centro di documentazione, informazione e handicap in via Froncini, abbiamo parlato più volte, interloquito più volte con la presidente della GFI. Quella convenzione era legata a un finanziamento, quel finanziamento non c'è più, ma nel frattempo, gliel'abbiamo rappresentato più volte, stiamo cercando, abbiamo altre risorse da utilizzare e stiamo cercando di locali che ci possano consentire di mettere in piedi, appunto utilizzando quelle risorse dedicate, un centro, un vero e proprio centro famiglie, quindi un servizio più inclusivo, più articolato, che coinvolge un'attività di informazione, di orientamento, di ascolto nei confronti di tutte le famiglie vulnerabili, comprese le famiglie che hanno al proprio interno persone con disabilità. È un servizio davvero più innovativo che hanno già città a noi vicine e che anche Fano merita. Per questo non accetto quello che c'è anche in questi giorni, questo metodo intimidatorio, allusivo, arrogante. La disabilità non va strumentalizzata, non va utilizzata per altri fini, per cui si vuole attaccare me, si faccia pure, ma io difenderò il mio lavoro e non accetto davvero che si possano mettere in campo e strumentalizzare ragazzi con disabilità e si manchi così di rispetto alle loro famiglie.